Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti dalla 76esima mostra del cinema di Venezia. Sono con Massimiliano Gallo tra i protagonisti di Il Sindaco del Rione Sanità in concorso. Buongiorno. Buongiorno, finalmente l'ho qui. Abbiamo detto fuori onda per chi ci ha sentito, il Brad Pitt della... No. De noi altri. Che in questo film interpreta un ruolo chiave, ma io vorrei iniziare chiedendoti, come ho chiesto agli altri, da napoletana, specialmente il tuo rapporto con Edoardo, che per me è come stato vedere Il Sindaco del Rione Sanità, è stato come vedere gli attori inglesi recitare Shakespeare. Ah, meno male. Io con Edoardo ho avuto un rapporto d'amore perché ci avevo fatto Non ti pago con Carlo Giuffrè, in cui interpretavo Bertolini nel ruolo di Peppino De Filippo, e poi avevo fatto Natale in Casa Cupiello con Carlo Giuffrè, Angela Pagano e io interpretavo il ruolo di Luca De Filippo, e quella fu un'edizione storica perché era la prima volta che si faceva senza Edoardo. Abbiamo fatto 500 repliche, 10 miliardi di incasso di lire, e quindi questa dimostrazione della grandezza di quest'autore, no? Uno che porta un incasso del genere a teatro. E, è molto bella la cosa che hai detto, perché anche di questa operazione, di un film che viene da un'opera teatrale di Edoardo e va a Venezia in concorso, sembra ed è un piccolo miracolo, mentre in Inghilterra sarebbe quasi cosa normale. E la stessa cosa che si è fatta confusione sugli attori di teatro, di cinema o di televisione, in Inghilterra esistono gli attori bravi e meno bravi. Quindi credo che dobbiamo ritornare un po' a questo, no? A fare quando tu c'hai un drammaturgo come Edoardo, che è la dimostrazione di un drammaturgo universale e quindi attuale, perché non metterlo in scena e portarlo al cinema? Quale sarebbe la motivazione per non farlo? Ci voleva molto coraggio, perché era un'operazione chiaramente azzardata, perché partiva già da un'operazione teatrale azzardata in cui si era abbassata l'età di tutti i protagonisti, però poi Mario nella sua follia ci chiama e dice: no, voglio fare anche il film. Va bene, e quindi in poco tempo, tipo un mese e mezzo, hanno messo su tutta questa macchina e abbiamo fatto il film. Come descriveresti il tuo Arturo Santaniello? Ma il mio, io come faccio sempre quando affronto dei personaggi, cerco sempre di individuare le ragioni di quel personaggio. Quindi io ho trovato mille ragioni di questo Arturo Santaniello. È uno che ha due panetterie, due panifici, è uno che si è realizzato, fa parte di una borghesia, non alta borghesia, ma una media borghesia. È uno che vive tranquillamente la sua vita, a un certo punto viene chiamato da Antonio Barracano, viene prelevato e portato a casa di Antonio Barracano, che tra virgolette è un uomo di rispetto ma una specie di boss, quindi va senza sapere perché viene portato in questa casa. A un certo punto capirà che si sta parlando di suo figlio e più volte inviterà Barracano a non intervenire in un fatto privato di famiglia. Questo è molto... è geniale qui Edoardo, perché più volte gli dice: vi siete occupato sempre di cose che riguardavano cose comuni della comunità, ma cose personali non sono cose, sono cose che devono rimanere in famiglia. Quindi lì Edoardo scava molto il tema familiare, rapporto padre figlio, rapporti che conosceva bene, soffriva, vendetta, metteva bene in pratica. Quindi io l'ho fatto in quel modo, quindi vado sapendo di avere tutte le mie ragioni fino alla fine. Ne parlavo con Mario Martone, Francesco Di Leva, prima nell'incontro che abbiamo fatto, a cui ho assistito, parlava di Antonio Barracano in termini di ironia e ambiguità. E io però volevo parlare anche del un personale senso di giustizia. Cioè, nel senso, anche nella commedia di Edoardo c'era, come dire, una sorta di proprio quell'ambiguità del non poter benissimo vederlo del tutto come un boss, non sempre, che non sì. È così netto come sono netti dei netto. Film attuali. Qui è più netto, però comunque c'è. È interessante, nel senso che questi personaggi, no? Anche quando vediamo le serie Narcos, sono tutti personaggi che hanno non solo personalità multiple, ma e quindi un'ambiguità di fondo, ma sono persone che
ti affascinano e ti portano nel loro mondo. Cioè, se tu parli con queste persone per un po' di tempo, tu diventi il loro migliore amico, dimenticando che casomai è uno che ha fatto 100 omicidi. Hanno la capacità di affabulazione, di affascinazione, che è propria dei capi, quando, perché loro hanno bisogno del consenso, hanno bisogno del... Addirittura il Narcos costruiva case per i poveri, cioè loro hanno questa idea dell'altro Stato. Quindi è interessante quello che mettiamo in scena. È chiaro che è una voglia di giustizia che non è... non corrisponde, diciamo, a una giustizia vera, è un'idea di giustizia proposta senza lo Stato. Immagino che prima ascoltavo in conferenza stampa Adriano Pantaleo ed altri attori parlare di un cambiamento, di un lavoro sui suoni delle parole. Immagino che per te sia stato differente, perché il lavoro che tu fai costantemente, avendo inevitabilmente più esperienza su quel tipo di mondo e quello attuale. Sì, sì, poi io ci tenevo molto a portare il linguaggio di Edoardo nel mio personaggio, quindi io non ho imbastardito il napoletano, ma era un napoletano molto borghese, molto mi piace molto lavorare sui suoni, mi piace molto lavorare sull'impostazione vocale. Credo che ogni personaggio abbia la sua voce, abbia i suoi suoni. Quindi su Sant'Aniello ero convinto di quello che stavo facendo, ma perché ti ho detto, avevo fatto un lavoro sul sottotesto che mi garantiva le motivazioni per cui poi agiva. Massimiliano, io ti ringrazio, in bocca al lupo per il sindaco del Rione Sanità, speriamo di rincontrarti altre mille volte qui a Fred. Allora, posso dire che io dal 2014 sono venuto con qua. 7 film a Venezia, cioè datemi pure a me, perché qua c'è stato seduto Brad Pitt, però... Raga, grazie. E io sono Chiara Nicoletti dalla 76ª Mostra del Cinema di Venezia per Fred, The Festival Insider. Grazie.